Thank you.
vicino ai trabbiatori. E sto è da scarza pure. Allora, qua abbiamo una spiegazione del funzionamento della trebbia. Vediamo il signor Gino cosa ci dice. Allora, queste sono trebbie che praticamente sono state costruite a dopo la guerra, non che sono state costruite, sono arrivate in Italia, in particolare al meridione, dopo la seconda guerra mondiale, perché prima giustamente c'erano altri tipi di trebbiature. Si usava ciglie, compagnia bella, animali, pali, tridenti, tutte queste cose da così. Poi sono arrivate queste e c'è stata l'evoluzione della trebbiatura, in agricoltura in particolare, perché giustamente è stato risparmiato tempo, è stato guadagnato per la mano d'opera, è stato guadagnato soprattutto. Questo tipo di trebbiatura qua, il trebbia qua, praticamente è stata costruita in approssimazione negli anni, fine anni 50, ha lavorato fino agli anni 80 più o meno, no, alle zone nostre, perché dopo sono subentrate subito metri trebbia e altri tipi di lavorazione. Chissà, contemporaneamente c'è una pressa che è cosiddetta chiamata a due pezzi, che funziona tutta manuale, non c'è legatore a mano che lega con gli operai, si lega con tutto un vano d'opera a mano. Su cose bellissime, perché giustamente pure l'azienda 2T ha voluto rievocare questa trebbiatura storica, che è una cosa bellissima, perché non è facile più trovare queste cose. Sono stati disponibili a ne invitare pure a noi, che ci stavamo dando una mano, e niente, mo iniziamo e vediamo piano piano quello che riusciamo a fare. Giustamente potremmo avere pure problemi con la macchina, perché essendo ferma almeno 15 anni che non lavora, perché è stata fatta per una manifestazione più o meno del genere, dopo è stata ferma, potremmo avere problemi, è tutto immaginabile e possibile. Noi ci mettiamo tutti gli impegni, non riusciamo a fare una cosa decente. Una, ne divertiamo tutti, e poi fare vivere questa rievocazione storica, che è particolare, perché non si trova più, in particolare nelle nostre zone non c'è più. Io volevo aggiungere solo una cosa, questa è nata senza elevatoio che porta le gregne e porta l'ave, diciamo, all'abbattitore, si mettevano tutte a mano una volta. Questo qua nel secondo tempo è stato realizzato da qualcuno, diciamo, è stata pure una cosa buona, è stata... Certo, si è guadagnato sotto. Si è guadagnato molto tempo, operai e tutto quanto. E niente, tutto ciò speriamo che vada tutto bene. Ringraziamo a tutti quelli che sono venuti, cari, e vi auguro una buona giornata a tutti. E buon divertimento. Ma tu vai io. Vai io.